Amici 22, spoiler 4 gradi serale, lite Todaro Michele e Maria De Filippi contro il prof. Sabato 8 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 22, giovedì 6 c'è stata la registrazione e in rete stanno circolando le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Al ballottaggio finale sono andati Alessio e Mattia, entrambi allievi di Raimondo Todaro, il professore. Inoltre, ha avuto un'accesa discussione con il giudice Michele Bravi e con Maria De Filippi e nel guanto degli insegnanti si è esibito in coppia con la moglie Francesca. La quarta registrazione di Amici 22 ha regalato un nuovo spareggio inaspettato, chi ha assistito alle riprese del 6 aprile. Infatti, racconta che a rischiare l'eliminazione sono due ballerini amatissimi di quest'anno. A iniziare la gara sono stati Lorella Cuccarini e Emanuello, che hanno voluto confrontarsi con i ragazzi di Arisa e Raimondo Todaro. La giuria ha premiato il team sfidante, così al ballottaggio di fine puntata è andato il danzatore Papa Alessio. La seconda manche, invece, è terminata con la vittoria della squadra Cerbi-Celentano e con la temporanea uscita di scena di Angelina. Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffre non riuscivano a scegliere chi escludere momentaneamente dalla gara tra la figlia di Mango e Maddalena. Tant'è che sono usciti dallo studio per parlare e prendere una decisione definitiva. Nella terza manche gli Cerbicele hanno sfidato Arisa e Raimondo e, a conti fatti, sono riusciti a batterli. Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 6 aprile, dunque, fanno sapere che a completare il terzetto degli allievi a rischio eliminazione è stato Mattia. I giurati hanno voluto salvare Wax complimentandosi con lui per la crescita che ha fatto durante la settimana, rispetto alla volta precedente. Infatti, il cantante è piaciuto a tutta la commissione esterna in ogni esibizione che ha portato sul palco. Prima dello svolgimento dello spareggio eliminatorio della serata, c'è stata una lunga discussione, durata oltre 30 minuti, con protagonista Todaro. Il professore di ballo si è scontrato con Michele Bravi sui voti che sono stati assegnati durante la terza partita. Poi nella lite sono intervenuti gli allievi delle altre squadre e anche Maria De Filippi. La presentatrice ha rimproverato il docente della scuola dicendogli che il discorso che stava facendo era scorretto perché sminuiva Maddalena e faceva passare Angelina come la prima della classe. Conclusasi questa litigata tra prof, allievi, giudici e conduttrice, la registrazione di Amici è proseguita con il ballottaggio a tre per l'unica eliminazione della serata. Alessio, Mattia e Angelina si sono esibiti con i rispettivi cavalli di battaglia e la giuria ha deciso di salvare immediatamente la cantante. A lasciare la scuola alla quarta puntata del serale, dunque, sarà uno dei ballerini del team capitanato da Arisa e Raimondo Todaro, il verdetto sarà comunicato ai ragazzi in casetta e il pubblico lo scoprirà sabato 8 aprile guardando il programma fino alla fine. Ad animare le riprese odierne, ci sono stati anche, il guanto dei professori sul tema le canzoni di diverse generazioni. Il monologo comico di Alessandro Siani e la performance musicale di Sulle note di Mon Amour. Con l'uscita di uno tra Mattia e Alessio, le squadre sono in perfetto equilibrio, tutti i team in gara. Infatti, parteciperanno alla quinta puntata potendo contare su tre talenti ciascuno, 9 in totale quando mancano 4 appuntamenti alla finalissima di maggio.